Oggi a Clusone la giornata delle bandiere arancioni, com'è andata? Allora, il tempo è leggermente inclemente, però il risultato c'è stato, il riscontro c'è stato, la piazza allestita dal gruppo Presadola è uno spettacolo. C'è stata la visita guidata per la città e due intervalli legati alla merenda e all'aperitivo. Sicuramente sia da un punto di vista promozionale, come detto in altre occasioni, che dal riscontro che abbiamo avuto oggi, la giornata è sicuramente interessante. Spero in futuro, come già auspicato precedentemente, che la giornata Bandiera Arancioni riesca a creare un connubio per tutto il territorio e una forza di attrattiva maggiore, soprattutto in questi periodi in cui magari la necessità di fare degli sforzi in tal senso per attirare turisti è ottimale. Dodicesima giornata nazionale della micologia, il gruppo micologico Presadola in piazza in occasione della giornata delle bandiere arancioni, che cosa proponete? Sì, siamo ritornati nella piazza storica di Clusone dopo diversi anni perché abbiamo girato un po', cioè cerchiamo tutti gli anni di effettuare la nostra giornata nazionale della micologia in diverse piazze. Siamo stati a Gromo, siamo stati a Gandino, l'anno prossimo saremo a Casnigo, quest'anno appunto siamo ritornati ancora nella piazza di Clusone in concomitanza, siamo stati appunto invitati dalla Proloco in ricorrenza del centenario della Proloco appunto di Clusone. Un bel appuntamento, abbiamo esposto circa oltre 200 specie di funghi freschi raccolti nelle nostre vallate, perciò un bel appuntamento, materiale molto bello, fresco e si presta molto bene per una mostra micologica appunto qui in questa bellissima piazza. Devo dire che c'è stato un bel afflusso, molto interesse, in modo particolare dei bambini che stanno appunto con dei loro disegni, appunto quello che hanno visto e hanno potuto raccogliere, le notizie che hanno potuto raccogliere appunto dell'esposizione. Abbiamo la Manita Phalloides, ci sono bellissime fioriture. Bellissime nel senso micologico, perciò sono pericolose perché è un fungo velenoso mortale, appunto, ripeto sempre, portateli a farli controllare i funghi. C'è stata appunto una signora prima che mi ha detto, oh, ma questo fungo è commestibile perché è stato mangiato dalle lumache o dalle limace. E gli ho fatto notare che quello fungo che ha portato lei era commestibile perché era stato rosicchiato, però avevamo in esposizione appunto la Manita Phalloides, anche quello rosicchiato dalle lumache, perciò non vuol dire che un fungo che è stato mangiato dagli animali sia un fungo commestibile, perciò non ricorrete ai soliti mezzi empirici tipo il cucchiaio d'argento, il prezzemolo, perciò i funghi vanno determinati per le loro caratteristiche particolari, si dà il nome al fungo e si sa poi se è commestibile o velenoso. Quindi se ne trovano ancora tanti in questo periodo. Sì, in questo periodo ci sono bellissime fioriture ancora. Il problema è che in alta montagna c'è stato appunto l'abbassamento della temperatura, perciò troviamo dei funghi che hanno preso, sono gelati e scongelati, perciò non sono da consumare perché anche un porcino, un bellissimo porcino, come ho raccolto ieri, però è stato gelato dal freddo della notte e dalle ultime nevicate, perciò si scongela, è come togliere dal freezer un fungo, perciò o va consumato subito appunto non va consumato perché se prende appunto il gelo e sgelo non si può consumare sicuramente.